geografia. Io non ho studiato perché il professore ha detto che oggi spiegava. Infatti, cioè, però pure se il professore doveva interrogare, tu di sicuro Margheritin non sapevi proprio Ma niente. io mi chiamo Margheritin, mica Maggie Join. Non ha senso quello che dici. Buongiorno ragazzi! Buongiorno Buongiorno. professore! Oggi, a differenza di quanto ci siamo detti, non spiego, ma Ma interrogo. questo sta fuori di Ma testa. prof, voi state fuori di testa, cioè, voi Zitta che interroga questo me. interroga noi! Interroga me! Silenzio che scelgo, Oh, questo silenzio interroga che me, te lo scelgo. dico. No, interroga me! Margheritin, Lo interrogo te. sapevo io! Ma hai la telepatia? Eh sì, professore, sapete? Allora, Margheritin, Sì, professore. ma visto che tu sei telepatica perché hai detto che sapevi che ti interrogavo, sicuramente sarei preparata. Non guardarti in giro per prendere No, suggerimenti e destra e professore, sinistra perché no. non abbiamo ancora iniziato l'interrogazione. Allora, una domanda semplice semplice per iniziare. Perché l'acqua è importante per gli esseri viventi? Beh, l'acqua serve a bere perché la bevono le piante, la bevono gli animali, la beviamo noi. Cioè? La bevono gli animali, la bevono le Che piante. significa la bevono? Ridere tu! Margheritino, non ti distrarre. Fammi capire, che significa la bevono le piante? Con la cannuccia o col bicchiere? Succhiano l'acqua. No, Ah, come se fosse la Coca-Cola con la cannuccia. le succhiano dalle radici. Succhiano dalle radici, ma hanno i denti? No, professore, che domande! Spiegami meglio, non ho capito bene questo discorso. Praticamente le piante dalle radici, quando viene a piovere o quando si innaffiano, salgono su e bevono. Non ridere tu! Non ti distrarre, ragazzi, ragazzi, Professore, non fa. Allora, lei ride! Ma non è Margheriti, vero, professore! tu sarai il prossimo interrogato, No, stai attenta tu. non si preoccupare, professore, non sto ridendo. In classe ci vuole educazione e rispetto, quindi Educazione, se professore. ricorda che sei Finiscila un'interrogazione. tu! Allora, tu non ridere, sai. Prossimo sei tu. Ma Professore, no! So bene dove siamo, non vi allora, Sì, non mi è proprio professore. chiaro questa cosa, ma. Beh, professore, passiamo avanti. Allora, Vabbè, Margheritine, tu sei decidete voi. l'alunna, io sono il professore, decido io se andare avanti o andare indietro, cosa fare. Va bene, Non è mai professore. successo che gli alunni decidono Avete cosa fare il ragione, professore. professore. Avete più Allora. ragione. Silenzio per Va cortesia. bene. Mi parli della traspirazione. La traspirazione, non ridere. La Mi mando traspirazione a casa. no, ma In collegio per voi finisce no, qua. no, allora, professore, la traspirazione è come le scarpe, quelle lì che hanno i buchi, l'aria passa all'interno, questa è la Buchi, traspirazione, cioè sì. quando si consuma la scarpa c'è il buco e traspira, esce la puzza dei piedi poi. Ma che dici, Margheritin? La traspirazione per le piante. Allora, diciamo che la tua interrogazione finisce qui. Allora, il voto non posso metterti più che. Diciamo che proprio mi sono tenuto largo. Due! Ah, professore! Mi siete tenuto largo! Due, almeno quattro!
ancora non hai capito. Professore, da voce a caso. Margheritina. No. Sei in classe, non fa la scossumata, perché il collegio potrebbe finire qui. Però due, almeno quattro. Due, tu hai detto che la traspirazione. Non ridere tu. Ascoltami, la traspirazione, le scarpe che traspirano, ma che c'entrano? Ma le piante bevono l'acqua con la cannuccia. E traspirano. Ma che film hai visto? Devi studiare. Io via. Studio, però. Perché c'è? Due, due. No, no. Vieni tu, vieni. Io so bene il tuo professore. No. Vieni, vieni. Vai. Vediamo un po' se... Ora rido io. Per cortesia, silenzio. Professore. Silenzio, per cortesia, silenzio. Oh, ecco qui. Questa luna molto sorridente che tentava di suggerire, suggeriva la cannuccia, le scarpe bucate, Margheritine è stata proprio una frana. Professore, vabbè, avete ragione. Calma, però due, allora, almeno quattro. Allora, vediamo un po', parlami un po' del ciclo dell'acqua. L'acqua viene da... Allora, l'acqua proviene dal mare, poi l'acqua evapora e va... Zitta, Margheritine, vuoi essere interrogata un'altra volta? Però, professore... Allora, zitta! Allora, la pioggia scende... La pioggia scende e va nel mare, poi il mare con il calore del sole evapora e il vapore si trasforma in piccole goccioline. Ascolta Margheritina, ed entra nelle nuvole e questo si ripeterà per tutto il ciclo della vita e non finirà. Hai capito Margheritina? Vabbè, ma il professore ora mette voti a caso. Per cortesia, non discutere. Avete ragione professore, però Educazione. Almeno quattro. Posso avere 10 Ma fatti più là, fatti. Sto decidendo il voto. È ovvio, metti i voti a caso. Boh. Fare la scossumata. Educazione. Allora, tu mi hai aiutato, ma non mi hai aiutato bene. A Giulietti gli mettiamo un bel 6,5. Ma questo 6,5? Vabbè, ma no, è bellissimo! Bravo! Sì, ma il professore mette voti a caso, ok? Lei è andata bene, però almeno a me 4! Mica 2, dove si è mai visto? Nemmeno a scuola mettono 2! C'è 2! Ma uno che ha detto... 6,5, vabbè, è andata bene, però almeno 4 a me! Ma uno che dice che le piante bevono con la cannuccia e le scarpe... Ma allora anche a lei dovete mettere un brutto voto! Anche lei diceva queste cose di nascosto! Margheritine, probabilmente se continui così la tua... Vabbè, professore, ok, Hai capito, silenzio. Va bene? Allora, studiate, l'ora di geografia termina qui. Però tu, Margheritine... Devi aspettare che devi parlare con me. Tu devi parlare con me. Ti ascolto pure. Buona fortuna a me. Allora, Margheritine, eccoci qui. Sì, professore. Tu, da grande, cosa vorresti fare? L'ingegnere. Ma lo sai che per fare l'ingegnere la geografia è importante? Ma no, professore, ma che serve? A me interessa la matematica, la geografia non mi interessa niente. La geografia interessa niente, se ti dicono vai a fare questo progetto in America, tu che fai? E vabbè, poi cerco il posto e vedo e basta, poi si fa tutto di matematica. Un ingegnere che non sa nulla di geografia non è va bene, non va bene. Sì, va bene, professore. Margheritine, guardami gli occhi, ascoltami, va bene. Ascolta quello che ti dico, che lo dico per il tuo bene. Okay. La geografia è importante anche per gli ingegneri. Va bene? Va bene. Hai capito? Ti impegnerai, me lo prometti? Sì, sì, ho capito. Promesso, guardami negli occhi. Promesso, professore. No, col sorrisetto, promesso, perché altrimenti non andiamo bene. Allora la prossima volta. Promesso, professore. Ok. Così. Quindi la geografia è importante anche per gli ingegneri? Sì, professore. Va bene. Allora
la prossima volta ti troverò più preparata, va bene? Va bene. Bravo Margheritino, sì, bravo. Ovviamente. Ciao. Ciao. Ma cosa ti ha detto? Ma questo è proprio un coso strano. Cioè non ride più. È proprio un coso strano. Dice che la geografia serve per fare l'ingegnere. Ma a me che interessa la geografia? Stavo lì dentro, stavo pensando di uscire. Dicevo sempre vabbè, ok. Ma poi questo mi vuole cacciare fuori così all'improvviso. Io devo diventare famosa. Devo stare nel collegio fino alla fine. Perché quando esco, come ne faccio per l'influencer? TikToker, così con gli come faccio io? Anch'io, cioè, questo mi vuole cacciare, ma non sta bene questo. Cioè, io devo fare la fashion blogger, sì, la ma, TikToker, ma sì, la YouTuber, devo essere famosa. Sì, ma non sei la professore che dici cioè, oh, mio. Ma quello è proprio un coso strano. Boh, vabbè, andiamo, vai.